Salve a tutti i lettori, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi vi mostro tutti i libri che io non avrei dovuto comprare nel mese di giugno. Perché non avrei dovuto comprarli? Perché sugli scaffali che vedete alle mie spalle ci sono decine e decine di libri che io devo ancora leggere e che dovrei leggere e quindi insomma non c'è proprio bisogno di aggiungerne altri. Straordinariamente però in questo haul ci sono molti fumetti, è raro che io compri tanti fumetti in un breve arco di tempo perché comunque sono abbastanza costosi, però insomma un'occasione tira l'altra e siamo arrivati qui. Un piccolo appunto prima di cominciare, se la faccia non si scioglie davanti a voi, facciamo finta di niente, va bene, è che le finestre sono chiuse, ci sono tipo 45 gradi a Bologna in questo momento anche perché è mezzogiorno e ho dovuto spegnere il ventilatore perché ho provato a girare questo video col ventilatore acceso ma sentivate solo il ventilatore, quindi se comincio a sudare come una pazza anche perché per non farvi vedere la mia faccia oscena mi sono anche truccata per fare questo video, facciamo finta che non stia succedendo niente e perdonate anche i miei capelli, ma se i miei capelli toccano la mia nuca è finita, caldo assicurato. Cominciamo. Il primo libro che vi mostro è Very Good Lives di J.K. Rowling, The Fringe Benefits of Failure and the Importance of Imagination, ovvero i benefici del fallimento e l'importanza dell'immaginazione. Il titolo in italiano sarebbe Vite molto belle, molto buone. E questa qui è la trascrizione di un discorso che J.K. Rowling ha tenuto all'Università di Harvard per i laureandi. Questo qui è della Little Brown della Sphere. È appena uscita in Italia, nel senso proprio in lingua inglese, appena arrivato in Italia, è costato 15,75 €. Però tipo c'era il nome di J.K. Rowling sopra, poi mi è stato regalato e non si poteva fare a meno di prenderlo. Come vedete è molto illustrato, io l'ho già letto, ve ne parlerò nel wrap up di luglio. Il tempo di lettura è tipo 10 minuti, anche perché sono 67 pagine e alcune sono veramente solo illustrate, quindi cioè costa troppo per quello che è, faccio vedere anche sotto la sovracoperta, è carinissimo, però è stata una lettura veramente fantastica, cioè non so questa donna da dove tiri fuori quello che dice, però sono molto contenta che lei esista. Ma comunque ne parleremo meglio nel wrap up. Vi mostro ben due manga, in realtà io non vi mostro mai manga, è una cosa strana perché in realtà li leggo, però questo mese mi è capitato di comprare Seven Shakespeare's volume 2 e 3. Io ho letto il primo, mi era piaciuto un sacco, però visto che si tratta di un manga molto costoso l'avevo messo in pausa. Poi a Libraci di Milano ho trovato questi due volumi per 4 € l'uno e li ho presi. Però, storia divertente, non mi ero accorta che fossero in francese. Che bello! No, perché le edizioni sono veramente apparentemente identiche a quelle italiane, quindi insomma appena li ho visti ho trovato miei e non li ho nemmeno sfogliati, quindi non mi ero accorta che fossero in francese e quando me ne sono accorta era troppo tardi per riportarli indietro perché a Milano sono scappatissime ore. Però vi dirò, io ho 6 anni di francese alle spalle, quindi li ho sfogliati e mi sa che ce la posso fare, la prenderò come una sfida personale. Valeria, ce la puoi fare. Se vi interessa qualcosa della storia, per quel che mi ricordo, perché rileggerò anche il primo volume prima di passare a questi, è la storia di Shakespeare. Intrecciata con la storia di una bambina giapponese che mi sa vede la morte delle persone. Primo vero libro, vero, perché quello della Rowling alla fine, cioè vi ho detto, è più che altro un opuscolo, è L'assassinio di Roger Ackroyd di Agatha Christie. Questo qui l'ho trovato in una libreria per 3 € e malmesso a livelli allucinanti, cioè veramente cade a pezzi questa copia. Però volevo leggere qualcosa di Poirot, me lo sono trovato davanti, 3 € mi sembravano pochi, insomma mi sono fatta tirare, forse non avrei dovuto. Al momento, tra l'altro, mentre sto girando questo video, sto leggendo 10 piccoli indiani, sempre di Agatha Christie, quindi ve ne parlerò nel wrap up, e credo che a questo ci arriverò molto presto, perché la Christie mi sta veramente creando dipendenza. Prossimo libro è legato ad una cosa bella, perché questo qui è stato il mio autoregalo per i 500 iscritti sul canale. Li abbiamo fatti qualche tempo fa, credo di avervi ringraziato nello scorso wrap up, o in quello prima. Vi ho ringraziato in qualche video perché al momento siamo tipo 700, io veramente non so perché 700 persone possono mai immaginare di volermi sentire parlare di libri, però veramente ve ne sono sempre super grata. Per festeggiare appunto il traguardo dei 500 ho pensato, ma sì dai, mi regalo un libro, sono figa, mi regalo un libro. Ma in realtà giuro che non è stato questo il ragionamento. Però c'era lo sconto del 25% da Feltrinelli su tutti i romanzi appunto a marchio Feltrinelli perché festeggiavano i 60 anni della casa editrice. Io da un sacco di tempo volevo cominciare a leggere Sherlock Holmes e questa edizione mi piaceva da morire,
può riflettere la luce in maniera magnifica e quindi ho preso il primo, uno studio in rosso. Non so ancora quando lo leggerò, se lo leggerò, però se avete letto Sherlock Holmes fatemelo sapere nei commenti, ditemi cosa ne pensate perché io veramente sono straordinariamente curiosa. Altro libro preso a Libraccio di Milano è Danny the Champion of the World di Roald Dahl, è una copia messa abbastanza male, non so se da lì da dove siete voi lo vedrete, ma tipo mancano pezzi di parte lucida, insomma, e l'ho pagato 3,50€, che potrebbe essere abbastanza, però visto che mi sto ripromettendo di tipo collezionare qualunque cosa Roald Dahl abbia mai scritto, me lo sono trovato davanti, l'ho semplicemente tirato fuori dallo scaffale, cioè non ci ho pensato due volte, ho detto adesso, preso, ciao. A quanto ho capito dovrebbe parlare di un bambino che deve capire che anche suo padre non è perfetto, che gli adulti possono agire in maniera sbagliata, quindi che non sono perfetti, si prospetta una lettura abbastanza carina, spero di arrivarci presto, anche se vorrei leggere Matilda, che già ho prima di arrivare a lui. Altro fumetto che ho già letto è State pronte ragazze, sto arrivando, di Charles Schulz. L'ho letto in questi giorni, quindi ve ne parlerò nel wrap up di luglio. Si tratta di una raccolta di strisce dei Peanuts a colori. Questo qui l'ho trovato alla Mondadori di Verona, quando sono stata a Verona per il concerto dei Mumford & Sons, tra l'altro concerto migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, ed era scontato al 50%, quindi l'ho pagato 4,95€. Vi dico, se qualcuno di voi vuole cominciare a leggere Peanuts, io non consiglio di partire da questi, perché sono volumi abbastanza costosi, cioè sono 10€ perché 9,90€, per un tempo di lettura che è abbastanza breve, inoltre i volumi da collezionare sarebbero tantissimi, io ogni tanto uno di questi lo compro quando lo trovo in saldo, però altrimenti non li guardo nemmeno, conviene cominciare dalle vignette in bianco e nero, però c'è anche da dire che se siete collezionisti come me, se amate Peanuts come me, il piacere della vignetta a colori è insostituibile. Libro preso sempre alla Mondadori di Verona con il 50% di sconto è Le tue antenate, donne pioniere della società e nella scienza dell'antichità ai nostri giorni di Rita Levi Montalcini con Giuseppina Triponi. Appena l'ho visto tipo ho avuto un attimo di oh mio Dio lo voglio. Si tratta di un libro, cioè veramente mi si sta sciogliendo la faccia, cioè c'è proprio acqua sulla mia faccia, chissà che cosa uscirà fuori da questo video, perché io non ho lo schermino, quindi finché non vado al computer con la card non so che cosa sto registrando, cosa vedete, cosa non vedete, però sento effettivamente gocce d'acqua sulla mia faccia. Facciamo conto che stia piovendo, va? Facciamo così. Comunque, tornando al libro che è decisamente più importante di come suona la mia faccia in questo momento, si tratta di un libro per bambini, per ragazze, che io ho pagato 6,50€, scritto dalla Montalcini insieme a Giuseppina Tripoli, che è stata la sua assistente per più di 40 anni, e in pochissime pagine, purtroppo 150, vengono analizzate tutte le donne più importanti della storia. Non vedo l'ora di leggerlo, credo che lo farò appena avrò finito 10 piccoli indiani, lo spero, perché mi piace molto sempre leggere di donne, scoprire donne nuove, purtroppo non se ne parla quanto se ne dovrebbe parlare, e poi la Montalcini, cioè, mi è sempre piaciuta come figura, quindi sentirla parlare di altre donne deve essere veramente esaltante. In un negozio dell'usato di Martina Franca, che è in provincia di Taranto, in Puglia, ho preso Naui di Pino Cacucci. È un romanzo incentrato sulla figura realmente esistita di Naui, che era un'artista, la più bella, era definita la più bella donna di Città del Messico, pittrice, poetessa, musa di artisti, insomma è la storia della sua vita. Io di Cacucci ho letto un libro su Frida Kahlo che ho amato, quindi quando mi sono trovata davanti questo romanzo per 3€, tra l'altro nemmeno in edizione economica ma in quella normale, diciamo, appena uscito, ho detto ma sì dai, sono 4 anni che non leggo Cacucci e sono veramente interessata a tornare in Messico con lui. Ok, questo potrebbe sembrare un po' strano, perché io non vi mostro mai fumetti Disney nei miei video haul. Come sapete io ho tipo l'abbonamento a qualunque cosa Disney che possa esistere, lo vedete da ciò che sta dietro di me, ma poi ne parleremo quando farò il video sulla mia collezione di fumetti. Semplicemente se vi dovessi mostrare tutti i fumetti Disney che acquisisco di mese in mese nei video haul, parleremo solo di questo. Però di lui bisognava parlare. Questo qui è Paper Dinastia e all'epoca costava 16.900 lire oppure 8,73€. È un fumetto molto vecchio
E io questo qui l'ho recuperato in una libreria dell'usato a Gabicce, che è vicinissimo, prende attaccato a Cattolica. Che cosa è successo? Questa qui è tutta la storia di Paperone, scritta da Don Rosa, dalla sua infanzia, quindi con la famiglia, fino a quando diventa ricco praticamente. Questo fumetto è rarissimo, veramente veramente raro. Adesso questo coso è nel mio sogno proibito da un sacco di tempo. Cioè, perché Paperone è il mio personaggio preferito, non ho mai avuto la possibilità di leggere la sua vita, e quando me lo sono ritrovato lì per 5 euro, credo di aver avuto un mancamento in quel momento, non so nemmeno io, ricordo solo la mia mano che lo afferrava e basta. Questo libro, questo fumetto su eBay costa 100 euro, cioè esattamente questo qui. Costa 100 euro, su Amazon l'ho trovato in inglese a 150, il prezzo più basso che avevo trovato per Paper Dinastia era di 46 euro e io l'ho pagato 5. E non l'ho ancora letto, non so nemmeno quando lo leggerò, perché è una cosa talmente speciale per me che tipo voglio aspettare il momento proprio perfetto per leggerlo e per gustarmelo appieno. Il prossimo fumetto è Autunno 1152, Guardie d'Onore di David Petersen, edito di Agostini al prezzo di 14,90 euro. Io l'ho trovato in una fumetteria dell'usato a 5 euro. Tra l'altro questa fumetteria dell'usato è esattamente tipo sotto le due torri, saranno 3 metri dalle due torri. Quindi se venite a fare turisti a Bologna però non vi volete allontanare dai luoghi di interesse, sappiate che c'è una fumetteria proprio all'inizio di via San Vitale, è fantastica. Io questo qui appunto l'avevo adocchiato lì, l'avevo un po' sfogliato, mi era piaciuto, però visto che avevo tipo un casino di roba da leggere a casa l'avevo lasciato lì. Poi sono tornata appunto a casa, ho cercato un po' di recensioni online e erano tutte talmente entusiastiche che il giorno dopo sono andata e me lo sono preso. Parla appunto di questi topi che sono guardie d'onore, tra di loro si nasconde un traditore e loro lo devono trovare. E io, cioè, lo so che l'ho detto di tutti i libri, però non vedo veramente l'ora di leggerlo, ma del resto, cioè, non li avrei comprati se non vedessi l'ora di leggerli. Comunque sembra veramente, veramente magnifico. Se l'avete letto, anche perché mi pare di aver capito che appunto una graphic novel è molto famosa, fatemelo sapere. Altro volume Disney che voglio mostrare è la variant, la cover variant, per collezionisti di WAC del numero 1. Io adesso vi faccio vedere una cosa. Questo qui è il numero 1 di WAC che io già posseggo dall'aprile del 2014. Questo qui è esattamente lo stesso numero, solo con una cover diversa, invece di costare 5 euro ne costa 6. Cioè ho esattamente lo stesso fumetto due volte, solo che sono andata alla mostra Paperone di Deposito a Milano. Mi è piaciuta da morire, cioè non so se parlarvene meglio in qualche video perché è stata veramente spettacolare. Se siete di Milano, se avete la possibilità di andarci, anche perché c'è Expo, quindi magari molta più gente se vicino a Milano, vi prego andatevela a vedere. Però comunque dopo averla vista siamo scesi giù nello shop e non c'erano in realtà gadget eccetera riguardanti la mostra, però volevo comunque un ricordo e mi sono presa la variant, che tra l'altro volevo da una vita perché è troppo figa. Penultimo fumetto è X-Field di Dylan Horrocks. Adesso, nell'ultimo wrap-up, che è il wrap-up di giugno, ve lo linko nell'info box magari se vi può far piacere, avrete visto che io avevo letto Senza Ibele la penna magica, sempre di Dylan Horrocks, e vi avevo anche detto che praticamente mi era piaciuto talmente tanto che volevo recuperare anche le altre due opere dell'autore. Ecco, a Verona, io e il mio ragazzo entriamo a libraccio, e me lo trovo davanti al 50% di sconto, quindi invece di costare 22 euro costava 11. Il mio ragazzo è stato così gentilissimo a comprarmela, quindi me l'ha regalato lui e adesso ce l'ho. Tra l'altro, per essere un usato è tenuto benissimo, veramente stupendo, vi faccio vedere, purtroppo è in bianco e nero, non è a colori come Senza Ibele, la cosa mi dispiace un po'. Però comunque non vedo l'ora di leggerlo, anche perché dovrebbe essere ambientato appunto a Eastville, che è una cittadina in cui tutti sono ossessionati dai fumetti. Cioè, se queste non sono premesse magnifiche, allora non so cosa sono. No, veramente. Non vedo l'ora di leggerlo. Facciamo i seri. Ah, ultima cosa, su questo fumetto ovviamente. Questo qui è edito dalla Black Velvet, però se non mi sbaglio dovrebbe ripubblicarlo Bao. Però non ci mettere la mano sul fuoco, comunque se lo trovate accattatevelo. L'ultimo volume che vi voglio mostrare è Bellezza di... Oddio, credo che questo sia l'incubo di ogni booktuber. Kara Scoet e Hubert. Sì,
Possibile? Non credo. In ogni caso, questo qui è un fumetto edito da Bao, bellissimo. Cioè, non so se lo vedrete da lì, ma tipo sulla copertina c'è un sacco di cose ton sur ton, cioè ci sono tipo delle ondine dietro, oddio, è sporco perché è stato appoggiato a terra. Qui ci sono degli uccelli, piante, questo qui è il dorso, bellissimo. E dovrebbe parlare di una ragazza brutta che tramite una pozione diventa bellissima, però insomma le conseguenze sono un attimino catastrofiche. E questo qui mi piace molto che sia in bianco e nero, però con dettagli in questo oro sporco, è molto particolare. Questo qui è stato il regalo di mia madre e del mio ragazzo per i 500 iscritti, quindi e grazie a voi su questo fumetto. Mia madre mi ha dato 10 euro, il mio ragazzo mi ha regalato un buono da Feltrinelli di 10 euro, questo fumetto costava 21, quindi ci ho aggiunto un euro io e me lo sono portato a casa visto che lo desideravo da una vita. Lettori, il video è finito, spero vi sia piaciuto e mi sto rendendo conto in questo momento che praticamente quasi tutto è preso all'usato e in forte sconto, quindi sono molto contenta. Fatemi sapere nei commenti se voi siete sudati la metà di quanto lo sono io, cosa avete comprato in questo periodo, cosa state facendo quest'estate, insomma tutto quello che volete. Io vi mando un bacio e ci vediamo giovedì prossimo.